Il cartellone della 72esima edizione del Ravello Festival, definito dal direttore artistico e generale Maurizio Pietrantonio, inaugurato lo scorso 7 luglio, è giunto all'ultima settimana di programmazione. Gli eventi promossi dalla Fondazione Ravello, presieduta da Alessio Vlad, stanno riscuotendo un deciso successo di pubblico e critica. Ad aprire questi 7 giorni la Slovenian Poa Festival Orchestra, diretta da George Pelivanian, che è tornato a dirigere a Ravello a distanza di 20 anni dall'ultima volta, quando guidò l'Orchestra del San Carlo. Ritorno non sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, ma a causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni post-ferragostani, all'Auditorium Oscar Niemeyer. Il maestro di origini armene, nato a Beirut ma americano di adozione, ha scelto per il concerto della Città della Musica 2 pagine dedicate all'Italia. L'Italian Serenade di Hugo Wolf e la 4ª Sinfonia di Mendelssohn, nota appunto come Italiana. A completare il programma il concerto in sol minore di Max Bruch, che ha visto l'ineccepibile esecuzione del violino solista Andrea Cicalese. Richiamato più volte alla ribalta dagli applausi del pubblico. Il giovane talento napoletano eseguito come bis Fenesta Kalouchiv in una sua personale elaborazione. Calorosi gli applausi anche per i 40 elementi della formazione slovena guidati dalla mano esperta di Pelivanian, che hanno dato sfoggio di rigore esecutivo e di grande trasporto.